Il presidente del Consorzio Fenestra Veneta, Stefano Rizzo, ha illustrato le finalità del consorzio e quali sono gli intenti alla base dello stesso. Fenestra Veneta è nato alla fine del 2010 al fine di aggregare le aziende artigiane del settore. Stefano Rizzo spiega che il consorzio ha il compito di promuovere il serramento in legno, sia che si tratti di serramenti da esterni che interni, esaltando le caratteristiche della materia prima che gli artigiani di questo settore lavorano con cura e amore, il legno. La mission è creare un'identità forte del settore artigiano, esaltandone i valori distintivi per poter competere nel mercato, offrendo un'altissima qualità a consumatori attenti ed esigenti. Fatto il consorzio, il suo direttore ha spiegato però che mancavano linee guida ben precise, un manuale tecnico su come si dovesse trattare, lavorare ed elaborare questa fantastica materia prima. Ci volevano delle regole comuni e delle conoscenze condivise fra tutti gli associati. Era necessario che anche l'utilizzatore finale potesse avere informazioni chiare e precise sul manufatto acquistato, con spiegazioni sulla qualità dei materiali usati e sulle modalità di preparazione dei serramenti. Per questo è nato il consorzio Fenestra Veneta, che è in grado di fornire tutta una serie di servizi pre e post vendita al cliente finale e una garanzia ben maggiore rispetto a quella prevista dalla legge. Per i serramentisti artigiani era importante far conoscere le caratteristiche prestazionali dei prodotti e per farlo nel migliore dei modi è stato necessario unire le forze per contrastare sia le aziende dello stesso settore che lavorano a livello industriale sia le multinazionali legate al settore del PVC. Da questa idea è nato qualche anno fa il consorzio con lo scopo di far conoscere in maniera chiara i plus del lavoro artigianale agli utilizzatori finali. Cercando di parlare una lingua chiara e semplice, ma supportata da cognizioni tecniche ben precise e all'avanguardia. Il manuale tecnico prodotto risulta essere l'unico in Italia per spiegazioni scientifiche e normative contenute. All'interno del consorzio c'è spazio anche per nuovi associati. Attualmente ne fanno parte 26 aziende sparse in tutto il Veneto e coloro che desiderano entrarne a far parte devono comporre la filiera del serramento in legno ed avere almeno una sede operativa in Veneto. Lo scopo è quello di arrivare almeno a 150 imprese iscritte nei prossimi anni per poter essere ancora più forti sotto l'aspetto comunicativo. Attualmente Fenestra Veneta utilizza molto la comunicazione telematica con la creazione di un sito internet e l'utilizzo di social network. Si tratta infatti di strumenti aperti a molti utenti e ad un costo relativamente basso. Ma il desiderio è di andare oltre, essere presenti in fiere del settore, riviste specializzate e magari in futuro anche in TV. Si punta molto anche al mercato estero, dove i prodotti made in Italy sono ancora ben apprezzati e il consorzio, il direttore e i soci ne sono convinti. Può dare una marcia in più agli artigiani del settore rispetto alla concorrenza.